Mister Alessandro Bruno, l'ho definita una partita maledetta, due pali, il notaresco meritava di più. Sì, abbiamo fatto una buona gara, senza mai rischiare nulla, non conto parate del nostro portiere Curtosi, quindi significa che la partita è stata giocata e condotta in maniera egregia. Abbiamo sfruttato le nostre occasioni, abbiamo creato abbastanza, non tantissimo, ma tanto da poter mettere, diciamo, i 3 punti in cascina. Il rammarico è questo calcio piazzato, questo calcio d'angolo che sapevamo che per loro era la loro forza. Ma sono contento della prestazione della gara dei ragazzi, un po' di meno del risultato perché penso che comunque appunto avremmo meritato ampiamente la vittoria. Ecco, su quel corner in cui è arrivato il pari del Fano c'è stato un errore, qualcuno ha lasciato solo Mancini. Effettivamente sì, adesso devo rivedere un po' le marcature, però sapevamo che loro erano strutturati e pericolosi sui calci piazzati. C'è rammarico per questo perché credo che solo lì abbiamo rischiato, anche se dobbiamo rivedere un po' la marcatura, dobbiamo stare più attenti a queste situazioni. È stato un peccato perché secondo me potevamo vincerla veramente questa gara, ma siamo contenti della prestazione, ci teniamo stretti questo punto, la prestazione, adesso andiamo a giocare in Coppa Italia mercoledì contro il Campobasso, questa è una partita difficilissima. Ecco, abbiamo visto che nel 3-5-2 avete puntato tantissimo sulla spinta sulle fasce, Forcini prima, Marrancone anche poi, anche Zugaro quando è entrato, insomma avete creato tante palle gol. Ranieri poi nel finale è stato inserito per avere più fisicità sui cross. Sì, perché avevamo studiato la partita in questo modo, in quanto Francesco ha avuto dei problemini fisici in settimana e quindi non pensavamo che potesse fare 90 minuti. Quindi avevamo fatto questa strategia, ma ripeto, sono contento perché tutti quanti hanno risposto in maniera positiva. Punto sugli infortunati, Intinacelli come sta? Tinacelli purtroppo al 90% ha avuto un problema al ginocchio, credo che sia il crociato, quindi valuterà in settimana il da farsi, per il resto Pietrantonio è quasi recuperato.